In Castaneda di Don Juan, no? Cioè, Don Juan, cioè Castaneda diceva di Don Juan nei suoi vari libri, insomma, che sono quattro fondamentali i nemici dell'uomo. L'uomo ha sempre una via alla stregoneria, anche se io accentuo gli aspetti, la vita stessa è una via alla stregoneria, che può essere la stregoneria che costruisce o la stregoneria che distrugge. Cioè che sottomette in pratica, quella cattolica. E i quattro nemici fondamentali, è il primo nemico che incontri è la paura. Cioè la paura blocca qualsiasi tua capacità di costruire gli elementi del crogiolo, cioè di dar vita al togliersi dal centro del mondo, perché hai paura di non essere più all'attenzione di Dio. Hai paura di chiamare le cose col loro vero nome, perché se tu chiami le cose al vero nome, chissà che l'altro cosa pensa. Hai paura di usare l'attenzione, hai paura di usare l'intento, hai paura di usare la meditazione, hai paura di determinare te stesso, hai paura di usare la volontà perché chissà cosa ti succede. Questo è il primo nemico. Il primo nemico è la paura. Chi non riesce a vincere il primo nemico è in ginocchio nelle religioni rivelate. Ma quando un individuo riesce a vincere la paura, arriva il secondo nemico. E il secondo nemico è la lucidità. La lucidità è la capacità di comprendere. La capacità di comprendere è una cosa, che rende potente l'individuo, cioè l'individuo che comprende, l'individuo che non ha più paura e che può affrontare qualunque cosa, può fare a livello sociale qualunque cosa. Lui si può togliere dal centro del mondo, solo che magari sostituisce se stesso al centro del mondo. Lui può chiamare le cose con il loro vero nome, magari può imporlo agli altri. Cioè, la lucidità porta alla sconfitta dell'individuo quando l'individuo si sostituisce agli oggetti del mondo. Ma se un individuo riesce a vincere la lucidità, arriva al potere, arriva al vero potere, cioè la capacità di espandere se stesso nel mondo. Questo è il potere nel paganesimo. Cioè, quando io uso il termine potere dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria, pensate sempre alla capacità dell'individuo di espandere se stesso nel tempo e nello spazio. Questo è il potere in stregoneria. Quando arrivi al potere sei padrone di qualsiasi trasformazione. E questa è una cosa da vincere. Perché da vincere il potere? Perché l'unica trasformazione che è importante è la costruzione del Dio che ti cresce dentro. Non è la trasformazione del sistema sociale, non è la trasformazione di diventare ricchi, eccetera. È la costruzione del Dio che viene dentro. E poi c'è il quarto nemico, ed è la morte del corpo fisico. E qua va giocata. Pronto? Sì? Ciao Claudio, ciao Francesco. Ciao. Sono Loredana, scusate, sono semiafona Ciao, perché ho una bello. tracheite, ma spero di riuscire a parlare lo stesso nonostante la voce. Ascolta, allora io sto rileggendo un libro di Castaneda che mi è ricapitato tra le mani, avevo letto anni fa, Titolo? è Il secondo anello del potere. Ce l'hai presente? Sì, no, No, io grosso sì. non ce l'ho presente, Spesso ma io io lei. non ho mai letto Castaneda, perciò. Comunque, è stata una seconda rivelazione, nel senso che mi è chiarissimo tutto quello che c'è scritto, cioè i concetti sono talmente evidenti adesso, no? Che veramente riesco a capire tutto bene. Solo una cosa che mi disturba è il fatto che lì ci sono i vari, come seguaci, non seguaci, come si possono definire, Come vuoi? sì, quelli che seguivano il Sì? Nahual, ecco, che erano Pablito, Donna Sì? Soledad, Della Gorda, tutti quanti, che mi pare impossibile che cerchino fra loro di farsi le scarpe gli uni con gli altri, insomma, no? Cioè, nel senso che ognuno cerca di fagocitare l'altro. No, è più complesso il discorso. Voglio dire, come mai sono amici di cammino? Sì. Fanno lo stesso Sì. percorso, cercano di Sì. arrivare al potere di Nota essere, eccetera. bene, è un gruppo chiuso, eh? Nota Sì, questo però mi intanto. sconvolge il fatto, per esempio, anche la stessa donna Soledad, adesso non Sì. mi ricordo, che addirittura deve riappropriarsi del filo che la lega al figlio, a Pablito. Ti ricordi questa Sì, cosa? ma non c'è non è suo figlio. Comunque ti. Pablito nel figlio proprio carnale. No, dai, te lo spiego per radio perché è abbastanza lungo il Sì, discorso. c'è una roba abbastanza sconvolgente, voglio dire, il diventare, l'accrescere il proprio potere significa
introiettare altre persone, no, no, il no. potere di altri. No. Te lo spiego per radio, okay. Forse perché ti porto via a scatti. Okay. Ciao. Te lo spiego per radio e dopo magari tu meno. Allora, il problema del secondo anello del potere, quello che tu vedi, quelle sfide che non rispondo al telefono, anzi stacco i telefoni finché non ho finito la spiegazione, perché è abbastanza importante. Quelle sfide che tu vedi all'interno del gruppo è perché quello è un gruppo chiuso. Cioè, che tecniche che usavano quella serie di stregoni, cioè quella stirpe di stregoni? Era quella di isolarsi dal mondo, cioè di difendersi dal mondo, perché il mondo li avrebbe fatti a pezzi, cioè li avrebbe messi sui roghi, però nello stesso tempo non potevano non vivere per sfida. Allora, cos'è che facevano? Costruivano delle sfide interne al gruppo, cioè delle contrapposizioni che erano apparenti, però erano comunque vitali, erano comunque questioni a morte, perché entravano nella percezione, però avevano lo scopo di costringere l'altro, gli altri e loro stessi che le facevano a compattarsi per trasformarsi, cioè per riuscire a superare la sfida. Cioè, arrivavano a costruire delle situazioni anche pericolosissime per costringere sia se stessi nel costruire, sia gli altri per venire fuori da quelle situazioni. Una lettura del genere, che invece è diversa e più sociale, la trovi nel Fuoco del Profondo. Nel Fuoco del Profondo, Don Juan sta lavorando, quando lui faceva l'apprendista dal suo maestro, sta lavorando in una fazenda, dove addirittura il capo fazenda sparava alla gente, cioè tranquillamente, o la gente faceva quello che lui voleva o lui gli sparava. E quando lui scappa dalla fazenda, il suo maestro lo cura perché viene ferito e lo rimanda nella fazenda, dice: tu quella situazione devi risolverla. Cioè, però non lo manda nella fazenda così, perché dice: se io trovo un tiranno, un terrorista, un così bello, così assoluto, uno che riesce a sparare anche alla gente e coparla, è un elemento prezioso. Perché? Perché ti costringe a compattare tutto te stesso, ad organizzarti per fermarlo. Cioè, tu o riesci a costruire una situazione strategica che vada a fermare questa persona, o tu sei giusto che questa persona ti spara. Cioè, in stregoneria il vivere per sfida ti porta a fare tantissime cose e bisogna costruire le situazioni nelle quali vivere per sfida. Un altro discorso, infatti Castaneda perché può lavorare in un gruppo chiuso? Perché lui è cristiano, cioè lui non saprebbe fare il lavoro che faccio io, per esempio, all'esterno. Cioè, io invece sto prendendo la stregoneria e la sto portando a livello sociale, cioè la sto trasformando in un modo di pensiero. Ma io questo lo posso fare perché io non sono cristiano, cioè perché il mio modo di vedere la vita è completamente diverso da loro. Ma loro, per plasmare se stessi, dovevano costruire delle sfide e dovevano costruire all'interno del gruppo, perché si erano separati da quello che è il contesto sociale. Lavoravano anche a livello sociale, però si erano separati. Per cui quello che tu vedi non è che fagocitano l'uno o l'altro, ma semplicemente costruiscono delle situazioni di combattimento che porta a compattare l'individuo a un livello tale per cui c'è la trasformazione. Cioè, sono le trappole della stregoneria queste. Sì, ma poi abbiamo anche bisogno di considerare che inserire, cioè, nel paganesimo non esiste una cosa che è universale, che è eterna e che è uguale per tutti. Cioè, in conseguenza, anche Castaneda, vivendo in un certo ambiente culturale, affronta la stregoneria legata a quell'ambiente culturale. Cioè, di conseguenza, la realtà messicana è una realtà diversa dalla nostra. C'è un'altra cosa da dire, Loredana: se entri nel sognare, se riesci a entrare nel sognare, tu avrai tutta una serie di sogni per sfida. Cioè, ti troverai in tantissime situazioni nelle quali o combatti o scappi via, cioè ti svegli terrorizzata. E questo, se, il sognare è un luogo di sfida, cioè ti porta in un luogo, in mondi di sfida. Sì, ma poi c'è anche da considerare un'altra cosa, cioè nel senso che nel paganesimo ognuno ha gli strumenti. Ciao Luigi. Ciao Luigi. Va bene? Bene, bene. Ti ascoltavo la trasmissione? Sì. Sono in diretta? Sei in diretta. Sì. Ecco, forse parlando di opportunismo di cristiani, no? Pronto? Sì, ti sentiamo. A proposito di opportunismo di cristiani, vorrei una bella notiziola da darvi. Nonis, domenica, conclusione del viaggio delle diocesi del Vicentino, ha dichiarato che uno su tre vicentini non sono più cristiani, non si affacciano ai sacramenti, no? E non vedi l'opportunismo che poi a Vicenza danno un sacco di centinaia di milioni per il giubileo? C'è molto opportunismo, sì. A voi il commento. Grazie. Ciao. Ciao Luigi. Ciao. Bene.
Allora, una cosa, vi rendete conto cosa significa questo? Significa che in una delle regioni più bianche, in una delle zone più bianche del Veneto, il 33%, uno su tre, non va, cioè non gli frega niente. Non si dichiara neanche più cristiano. Non si dichiara neanche più cristiano, uno su tre. Che vuol dire che se facciamo una statistica a livello nazionale, cristiani sono circa il 20%. E sono impegolati in tutte le situazioni possibili e immaginabili. Agiscono a livello mafioso, agiscono a livello di pugnalare le persone alle spalle, non hanno pensiero, non hanno dignità, non hanno morale se non quella di stuprare bambini. E per stuprare bambini intendo tutte le condizioni inferiori a questa. Sì, no, ma visto che si è trovato il discorso di Vicenza, beh, ieri era l'8 settembre e a Vicenza... Pronto? No, ciao. Ecco, ieri... mi spiace, Alessandro non parla più finché non cambia quello che è il suo modo di essere. Non credo che lo cambierà sto volta, insomma. Ecco, visto che c'è il ricorso di Vicenza, il nostro Vescovo Nonis già per la seconda volta dice fa noi cattolici siamo una minoranza, l'ha messo già tempo addietro, adesso dice nel Vicentino già un terzo di Vicentino non si dichiara più cristiano e questo è positivo. Ecco, io voglio ricordare che ieri a Vicenza era l'8 settembre. Ed era la festività provinciale della Madonna di Monteberico. Ecco. Allora, cosa significa la Madonna di Monteberico? Monteberico è stata costruita su una menzogna, cioè dicendo appunto c'era una pestilenza che era vera a Vicenza, fa se la pestilenza ci viene tolta facciamo un santuario alla Madonna, benissimo, lo facciamo a Monteberico. Ma io voglio ricordare che dal punto di vista archeologico a Monteberico c'era un santuario del dio Termine. Cioè, di conseguenza dal punto di vista dell'archetipo collettivo i vicentini che chiedono a una divinità, fa, poni termine alla pestilenza e noi costruiremo un tempio sui Monti Berici, hanno soltanto ricollegato dal punto di vista simbolico un ricollegamento pagano. Visto che lì c'era il dio Termine, cosa hanno fatto i cristiani? E visto che la gente aveva retaggio del paganesimo, stranamente hanno chiesto, lo facciamo a Monte Berico. E stranamente a Monte Berico c'era il dio Termine. E stranamente... La pestilenza è finita. Ah, finita! Cioè, dal punto di vista simbolico, la bravura della criminalità dei cristiani è stata quella di dire è stata opera della Madonna. Ma io penso che se il dio Termine non avesse avuto compassione dei vicentini, le avrebbe ben volentieri sterminate con la peste. Ma siccome sterminare le persone fa parte del dio cristiano, penso che la Madonna sarebbe contenta di avere altri nuovi fedeli in paradiso, altra gente finiva la sua vita miseramente con la peste. Probabilmente i vicentini sono stati salvati non dalla Madonna di Monteberico, perché non gli fregava niente la Madonna di Monteberico di come finiva. E guardate come sono finiti in Jugoslavia con la Madonna di Mediugore. No, se la sono spassata bene. Sì. Probabilmente i vicentini sono stati salvati dal dio Termine, che nonostante tutto, sapendo che la sua vita come divinità è legata agli uomini, li ha salvati. Ha posto termine alla pestilenza. Posso cambiare discorso, Francesco? Sì. No, io voglio riparlare ancora un attimino della Loredana. Sì. Non tanto il fatto, quello che ha chiesto, penso di aver risposto, sì. Comunque eventualmente risponderò anche in altre occasioni. Ma il fatto che dice, adesso leggo Castaneda e lo capisco, cioè queste, almeno queste trasmissioni hanno avuto questa possibilità, cioè riuscire a comprendere quello che sono le determinazioni della vita, perché a fin fine se determinazioni, cioè infatti Castaneda, a parte la sua parte soggettiva, tipo la tomba d'ora, tipo... il suo incontro con l'intento, che sono tutte cose soggettive, cioè appartengono a lui, tutto il resto è un percorso di costruzione dell'individuo, cioè, ed è un percorso di costruzione dell'individuo che è stato fatto con una certa intelligenza, cioè con una certa... D'altronde ci hanno messo 400 anni per costruirlo quel percorso, in 400 anni ci hanno lavorato indubbiamente. Sì, beh, tenendo conto appunto che come sempre c'è sempre da considerare l'ambiente in cui si è sviluppato, perché logicamente una situazione di dominazione come è avvenuta ad esempio in Messico, in quell'ambiente, come è stata una distruzione da parte dei cristiani, che è stata una distruzione collettiva e di massacri impressionanti, logicamente tendono a formarsi gruppi chiusi, certo. Logicamente tendono a separarsi, proprio perché la realtà ne è impossibile, insomma, cioè nel senso che lì la dominazione cristiana è una cosa fondamentale, nel senso che arriva in tutti gli aspetti. Basta ricordare un aspetto molto particolare,
che in Messico nel 1911 ci fu la rivoluzione, ci furono i massoni che cacciarono i preti, e pochi anni fa i massoni hanno ricevuto il Papa con i massimi onori, il che significa che nonostante le parvenze, quando una cosa si limita puramente a un gruppo ristretto, a un gruppo marginale, non diventa la possibilità di trasmettere le proprie informazioni, le proprie conoscenze, le proprie esperienze agli altri, si è sempre destinati a ricadere dentro la fogna monoteista, di ritornare sempre ad essere sottomessi alla Chiesa Cattolica o creare nuove realtà. Di conseguenza chi cerca di realizzare certe vie, in alcune situazioni è costretto a isolarsi. Ma non è che la sua scelta sia una scelta per tutti, non è che sia un modello da ripetere, è la sua scelta, dettata sempre da condizionamenti ambientali, culturali, sociologici, storici, perché nel paganesimo esistono un'infinita serie di vie, perché se noi abbiamo tutti quanti i racconti mitologici, noi vediamo sempre che fondamentale è sempre l'uomo, cioè nel senso che quando gli viene dato qualcosa, qualche arma sacra, qualche oggetto sacro, le persone non ottengono questo perché hanno l'oggetto sacro, ma lo ottengono perché sono capaci di utilizzare l'oggetto sacro. Quando hanno una spada, non è la spada che li aiuta a vincere una battaglia, ma è la loro capacità e la loro volontà di vincere quella battaglia che gli permette di vincerla, anche usando un mezzo. Chi parla? Sì? Io Francesco da Ciao. Ciao Francesco. Volevo sapere una tua opinione sul pazzo di Nazareth, quando che ha detto... Citami letteralmente, però mi raccomando. Sì, no, alla lettera. Porca miseria, se mi sfugge, beh, insomma, non importa. Beh, inventa pure, tanto i preti hanno sempre inventato, no, sai, non è un problema. Sì, no, ma allora, d'altronde. Sei ancora telefono? Sì. È perché c'ho un blocco mentale. Va bene, non ti preoccupare, mi richiami dopo, dai. Ma comunque, no, mi interessa. Quel che ha detto, la frase testuale, non sono venuto per essere servito ma per servire. Purtroppo forse c'è troppa gente che vuole servirlo. Leggi tutto il capitoletto, perché in tutto il capitoletto vedrai che alla fine vuole essere servito. Leggi tutto quanto il passo, ma il passetto. Non ho rilevato questa contraddizione, però. Sì, ti assicuro. Oh, ma guarda, io adesso, proprio anche per te e per altri ascoltatori, sto quasi per finire ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Sì. Quando io ho finito questo, vi leggerò per radio l'ultimo lavoro che ho fatto, che è l'ultima parte di Gesù di Nazareth dell'infamia umana, che è l'orrore della sottomissione in Giovanni. Sì, ti leggerò e dopo magari mi telefoni per commentarlo. Sì, va bene, io ti ascolto comunque. Grazie. Saluti. Ciao, grazie. Ciao. Purtroppo il fatto di estrarre un pezzo, una frase, è la frase della propaganda, ma non è che viene estratta per quello che è, viene estratto per quello che si vuole far apparire. Estraendo le cose per come si vuole fare apparire, si costruisce distruzione. E questo bisogna sempre stare attenti, sempre, sempre. Ricordatevi che quando una cosa, una situazione vengono definite con una battuta, vengono definite con pochissime parole, c'è sempre dell'orrore che si nasconde dietro, perché la vita è complessa. Sì, ma infatti su questo argomento già un autore come... Sì? Dimmi. Secondo voi dopo la morte l'anima, e cristiani o non cristiani cosa pensano secondo le vostre opinioni? Grazie, ciao. Allora rispondo un attimo brevemente a Giuseppe. Sì, d'accordo. Allora, dopo la morte non esiste niente che tu non ti sia costruita durante la vita. Cioè, quello che tu ti costruisci durante la vita, le tue determinazioni, il tuo modo di affrontare il mondo, ti porta ad affrontare la morte. Per cui il dopo morte non esiste se tu non ti sei costruita. Cioè, per un cristiano, oltre la morte non c'è niente. Esistono dei cristiani che sono riusciti a mantenere compatto il proprio corpo luminoso soltanto perché erano cristiani di facciata, ma in realtà affrontavano la vita con ben diversa determinazione. Usavano la propria volontà, le proprie determinazioni, cercavano di avere pensiero astratto, per esempio, si davano alla filosofia, cioè tentavano sempre di modificare se stessi. Esistono dei cristiani che erano cristiani solo in apparenza e sono riusciti a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, però sono
delle cose eccezionali, cioè sono delle persone eccezionali. Il fatto è che non esiste nulla che ci sia regalato, cioè non c'è qualcuno che ti dà l'anima e ti dà la dopo morte, sei tu che te lo devi costruire. Il feto, quando viene fuori dalla pancia della madre, viene fuori con la forza che si è costruita nella pancia della madre. Con quella forza lui nasce, oppure con quella forza può essere abortito. Per cui questo vale per noi alla morte, tanto per essere chiaro. Secondo, i cristiani, la religione rivelata, ti dice: qualunque stupro noi facciamo nei confronti delle persone, tanto noi, tanto il nostro Dio garantisce loro l'anima. Però questa è un'infamia, questa è una porcheria, per essere chiari. È sinceramente un sistema per tirare su gente senza scrupoli, nel senso di dire, visto che lo fai in nome di Dio, qualsiasi cosa ti è permessa, qualsiasi cosa ti è concessa, e qualsiasi cosa la puoi ottenere. Ma questo è solo uno strumento di dominio. Quello che appunto volevo dire, anche ricordandomi alla prima telefonata dell'ascoltatore, che esiste un testo di Joachim Kahn che si chiama La miseria del cristianesimo, che dice, che dimostra proprio la miseria del cristianesimo, cioè nel senso che dice, i cristiani utilizzano quell'insieme di pacottaglia che è la Bibbia a loro scopo, a loro consumo. Quando a loro fa comodo che una cosa sia letterale, è letterale. Quando diventa pericolosa, però dicono no, ma è simbolica. Dove sta l'astuzia? Nel essere loro i detentori di quando scegliere le cose. Cioè dicono, siamo noi che diamo l'interpretazione quando ci fa comodo. Perciò quando deve essere letterale, diciamo noi che è letterale. Quando deve essere simbolica, è simbolica. Ma non esiste un criterio. Cioè non esiste un criterio, diciamo, di analisi. Non esiste un criterio definito. Non esiste un criterio razionale e logico. Esiste la loro volontà. Di conseguenza a loro gli è permesso tutto e possono far tutto. E di fronte a questo, qualsiasi parola che è in quel sacco di immondizie dello spirito che è la Bibbia, può essere utilizzata a qualsiasi fine. E logicamente, siccome sono loro i detentori della conoscenza, sono loro che fanno le regole, possono stabilire qualsiasi valore alla cosa. Sì, questa è appunto la loro tecnica che meglio ottengono. Cioè, loro hanno fatto... Sì, senta, per piacere, io avrei bisogno di avere il numero di Arcadio. Non posso dare i numeri per radio, devi telefonare in cooperativa. Qui sta proprio la capacità loro, cioè dire, di farsi gli unici possessori della verità, e di conseguenza possono stabilire loro quando è la verità. Ma questo proprio è una strategia logica di dominio. E la cosa più pericolosa e più per le persone è di delegare a loro questo, cioè nel senso di pensare che quello che loro propongono sia la verità e sia una verità, ma tutto il loro predicare è una menzogna, cioè, ed è inutile perdere tempo come fanno alcuni di andare a cercare i significati sulle cose che loro dicono o dei ricollegamenti storici, perché ad esempio c'è qualcuno che dice io vado a cercare il ricollegamento storico, la documentazione storica, questo è secondario. Pronto? Perché non ci sarà mai nulla che comproverà la loro esistenza. Ciao. Mi senti, Claudio? Sì, ti sento. Ciao. Ciao. Ciao a voi, ciao Francesco. Ciao. Ecco, io... Intanto è una vita che non ti sento. E io intanto vi voglio ringraziare moltissimo per tutto quello che state dando, per tutto quello che state facendo, e saluto anche alla Lorenza e alla tua tremenda... Grazie. E alla tua tremenda bambina che è come te. Sì, mi sono tanto divertita con le vostre trasmissioni quando eravate tutti assieme. Veramente. E, ecco, io volevo dirvi questo, rilacciandomi al discorso dell'ascoltatrice precedente che citava... Devo abbassare? No, sì, va bene, non ho importanza. Aspetta. Che citava un libro di Castaneda. Sì? No? Sì. E diceva quante cose, cioè adesso riesco a capire, e io volevo dire quante cose riesco a capire io adesso, non solo lei. Tu? Ecco. E volevo anche chiedervi cosa pensate dello scrittore Hemingway. Non è che anche lui vivesse per sfida, cioè io ho letto per esempio L'uomo in mare, Fiesta, Isole nella corrente, è una sfida continua alla natura, alle forze della natura, che siano rappresentate da uomini, animali o forze stesse della natura. Ecco. E poi volevo chiedere, volevo approfittare per chiedere a Francesco questo. Sì. In una trasmissione precedente aveva lasciato un discorso purtroppo
cioè, non concluso perché è stato interrotto da una telefonata. Ecco, io volevo chiedere a Francesco, allora tu parlavi dicevi tutte le persone devono avere la possibilità, cito testualmente quello che hai detto, sì, me sì. Lo sono scritta, tutte le persone devono avere la possibilità di partecipare alla conoscenza e di averne e di averne la possibilità, perché tutti quanti i tempi pagani sono sempre stati fonti di cultura e fonti di memoria, perché ad esempio le divinità della memoria appartengono al paganesimo, perché sappiamo che quello che noi memorizziamo, che quello che noi incontriamo, al momento può anche non servire, ma servirà. Di conseguenza per i pagani è fondamentale mantenere la memoria di queste cose. Ecco, dove che il discorso non è stato concluso è questo. Perché i mitografi raccolgono tutte le cose, le variabili delle cose, non per uno scopo puramente culturale o accademico, esatto. Lo fanno perché sanno puttini puttini, e qui mi sono fermata, ecco, che, se Francesco volesse essere così gentile da concludere sì, il discorso. Sì. Vi lascio il tempo per concludere. Metto giù e mi dici un po' cosa pensi di Hemingway. D'accordo. Delle sue opere. Ecco. Va bene. Vi ringrazio ancora. Ciao e grazie ciao. A te. Ciao. 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 Francesco, stacco i telefoni, tutto tuo. Sì, gli ultimi due minuti fra poco stacchiamo. Sì, beh, io ringrazio perché proprio vedo che addirittura sta a trastire completamente le mie frasi e complimenti. No, zio, allora ricolleghiamoci al discorso. Perché i mitografi sono così attenti nel raccogliere qualsiasi variante di un mito? Cioè, nel senso, noi non abbiamo mai avuto un mitografo che si ponga il problema di discriminare su un racconto. Anzi, addirittura quando un mitografo apre un racconto, dice narra la leggenda che la divinità o il Dio fece questo. Esiste però una leggenda che dice che il Dio si comportò in una maniera differente e non ha il problema di che dire questo crea contraddizione, anzi questo crea ricchezza. E soprattutto il fatto stesso che loro dicano esiste la variabilità della cosa, del racconto, e la traccia che io ti lascio infinite tracce, significa che tu non devi aver fede. E non devi credere in quello che ti viene detto, perché logicamente se tu credi a una parte, probabilmente ti sopprimi le conoscenze di un'altra parte. Di conseguenza non puoi dare un giudizio, un solo giudizio morale, non puoi dare una sola valutazione, non puoi esprimere un giudizio, devi conoscere. E poi devi provare. Cioè nel senso che di fronte a dei stati d'animo violenti, di fronte a stati d'animo che noi potremmo rifiutare in certi momenti della nostra vita, potremmo dire questo è criminale, questo è ingiusto, questo non ha significato, questo è pericoloso. Quando la nostra vita poi cambia, e cambia il nostro modo di percepire o di vedere le cose, o viviamo delle situazioni, o viviamo messe alla prova in una certa maniera, ci rendiamo conto che quei sentimenti appartengono anche a noi. Di conseguenza, come la nostra vita muta, come il nostro sentire cambia, come noi percepiamo in maniera differente, come noi siamo capaci di vivere qualcosa di diverso, come ci rendiamo conto che ci sono certi pensieri che per noi non potevano neanche esistere, li abbiamo, o passano per la nostra testa. Quando situazioni che non pensavamo di dover affrontare le affrontiamo, ci rendiamo conto che noi dobbiamo regolare sempre la nostra esistenza sulla possibilità del cambiamento, sulla possibilità del cambiare, del modificarci, di affrontare senza essere prevenuti le cose. Perciò è giusto che il mitografo dice io racconto questo, però ho sentito anche quest'altro. E questo non crea contraddizione, crea possibilità, perché logicamente se io dico vivo una situazione che è simile al mito, a un certo punto la mia variabile contribuirà al mito, perché io stesso sarò facitore del mito, cioè nel senso che io creo, modifico e contribuisco a questo. Il fatto che il mitografo dica e raccolga tutto, dice dai la tua possibilità di che queste cose si possono modificare, dai la tua possibilità di creare nuove variabili, e queste variabili non saranno al di fuori della vita, non saranno qualcosa che dovrà tramite un esame entrarsi, ma sarà il tuo contributo alla storia, al racconto, alla vita. Di conseguenza per questo è fondamentale. Ecco, io vorrei chiudere con un'altra frase. Ad esempio, io ho trovato un libro carino recentemente, dal titolo ci fa A chi parlerà Zarathustra? I profeti del monoteismo predicano e basta, non gli frega niente quello che hanno davanti. Questo libro dice fa A chi parlerà Zarathustra?
se non avrà le persone con l'animo che possono comprendere. E allora, di conseguenza noi dobbiamo capire che le cose cambiano nel momento in cui non siamo in grado di comprendere e siamo capaci di avere la possibilità di far questo. Di conseguenza dobbiamo sapere a chi parleremo. E di conseguenza a chi parleremo dipenderà anche se noi accetteremo di essere passivi come dei monoteisti o di farsi facitori, costruttori di vita come noi non lo siamo. Va bene, Francesco. Hemingway forse rispondere stasera. Una parola di Hemingway, no, devo chiudere la trasmissione adesso. Allora, una parola solo su Hemingway. Hemingway vive per sfida, cioè le sue storie sono storie per sfida e poi si scrive benissimo. Dopo che fosse un figlio di puttana a casa. Ma questo è secondario, questo è secondario. Bene, qui chiudiamo la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi diamo appuntamento per ore 19 con ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Grazie per avermi ascoltato e spero che mia figlia abbia registrato la trasmissione oppure qualcuno che l'ha registrata perché io sono saltato. Grazie ancora per avermi ascoltato e a risentirci alle ore 19. Salve a tutti. Ciao.